di tutti noi. Pace fatta. Abbiamo risolto quindi la disputa. Continuiamo la visita del sito archeologico. Questa è l'area urbana, quindi l'antica domus. Questo è l'ultimo strato sul quale è stato edificato Fiorentino. Gli storici parlano di una edificazione su sette strati, quindi sei distruzioni e ricostruzioni. Quindi questa è l'ultima invece, vediamo con i residui dell'ultima ricostruzione. Da questa parte invece c'è il forno. Gli ultimi lavori hanno quindi posto, gli ultimi lavori di scavo hanno posto in opera delle tabelle con segnaletiche. Questo è il forno. Da quest'altra parte, ancora sullo sfondo, la domus, nella quale tra un po' entreremo. Da questa parte, quindi il fondo a sinistra, questa invece è la cattedrale, i resti della cattedrale di Fiorentino. Lo sfondo, la domus. Stiamo per entrare nella domus di Castel Fiorentino con un primo ambiente. Da quest'altra parte invece l'altro ambiente della domus con una vediamo il passaggio con quindi l'altro passaggio, l'uscita e